sindaco, signor presidente, assessori, colleghi consiglieri comunali, cittadini, buongiorno. Beh, volevo solo fare una semplice osservazione, c'è una brevissima replica alle, diciamo, esternazioni della opposizione. Mi fa piacere che il tema dei debiti fuori bilancio abbia creato un certo studio della materia, però non risponde a vero, questo lo voglio precisare soprattutto ai cittadini che sono qui, che noi come primo, diciamo come secondo sentito comunale e primo atto abbiamo messo all'ordine del giorno dei debiti fuori bilancio per il nostro piacere. Pensi ci sono degli obblighi che ci impongono, perché come loro pensano, hanno studiato anche la questione, ci troviamo a votare dei debiti fuori bilancio, dove ovviamente nel debito di bilancio andranno anche previste le uscite e le entrate sono, diciamo, che riguardano i debiti riconosciuti ad oggi davanti dei ricercatori. Quindi la vostra esternazione nel dire, diciamo, di farlo al prossimo consiglio comunale è inaccoglibile, in quanto nel momento in cui ci viene detto che ci sono dei debiti, nel debito della salvaguardia di cui i bilanci gli stessi devono essere riconosciuti prima della colazione. Oltre a questo, poi, non è vero che comunque noi non stiamo, oltre a questo, non è vero che noi non stiamo prendendo a cuore quelle che sono le problematiche della nostra città. Anzi, noi stiamo intervenendo su tutti i settori in maniera, quello che è, facendo del nostro meglio, anche se i risultati comunque ovviamente saranno migliori. Abbiamo assunto questa responsabilità del ruolo che ci compete anche prima addirittura di quello che era l'insediamento degli stessi consiglieri comunali. Per esempio anche il piccolo esempio, no? Il progetto che riguarda la nostra città, la valorizzazione anche dei campi che riguardano la nostra città, e a riguardo faccio un applauso a questa maggioranza e soprattutto al consigliere Castelli. Però lui su ogni cosa, non è messo in caso di ambiente, dove ho visto il consigliere Rossino che era poco attento, noi siamo sempre nell'interesse della collettività e della città, al di là di quello che oggi ovviamente vuole far vedere, vuole far sembrare l'opposizione, che ovviamente fa il suo lavoro di ostruzione. Grazie e buon lavoro. Grazie.